abbiamo un'altra cosa, il tomo rosso, importantissimo. Colei che è chiamata Santa Madre non è per nulla santa. La discesa della Santa Madre altro non è che la discesa del diavolo. Quelli che sono chiamati 21 sacramenti, tutt'altro che sacramenti sono. I 21 sacramenti altro non sono che 21 eresie. Dare luce ad un regno del male entro i confini del benedetto regno di nostro Signore è un atto blasfemo e opera del diavolo. Se tu vuoi fermare la discesa del diavolo, seppellisci parte della carne della madre dell'evocatore dentro il vero corpo dell'evocatore. Devi anche trafiggere la carne dell'evocatore con le 8 lance, vuoto, tenebre, oscurità, disperazione, tentazione, fonte, vigilanza e caos. Fallo e la carne maledetta dell'evocatore tornerà ad essere ciò che una volta era, per grazia di nostro Signore. Bene, anche questo è importante da leggere. Comunque, esaminiamo un po' in giro. È tutto in bianco e nero, quindi questo già ci lascia supporre che si tratta di cose passate. Quindi non è la 302 del presente, ma vabbè, qui abbiamo il bagno con il buco dimensionale, non lo utilizziamo per ora, però esaminiamo, entriamo nella camera da letto, vediamo un po' cosa c'è. Cazzo, biglietti ovunque, biglietti, 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 questa candela non si riesce a raccogliere purtroppo. Esaminiamo un po'. Cos'è questa stanza? È coperta di sangue e ruggine. Questo è il mio appartamento. Ma che diavolo gli è successo? Questo appartamento. Ma è davvero il mio appartamento? Le condizioni pietose, l'aria è così pesante che mi fa male la testa. Che impressione, sembra una faccia. Ma che diavolo sto scrivendo? 2 agosto, Joseph. Cosa vi ricordano queste scritte? Eh? Cosa vi ricordano? È un pezzo di carta rossa. Non posso abbattere il muro. 3 agosto, Joseph. Quelle scritte nel primo foglio che abbiamo letto, non mi ricordano forse il prologo, l'inizio del gioco? Ebbene sì, questo ci conferma che nelle prime fasi non stavamo impersonando Harry, bensì eravamo nel sogno di Harry. Harry stava sognando il passato di Joseph. Un pezzo di carta rossa. Quando suona la campana, Eileen uguale corpo della madre, sangue. 4 agosto, Joseph. Altro biglietto. Il tomo rosso. Seppellisci parte della carne della madre dell'evocatore dentro il vero corpo dell'evocatore. Parte della carne. Appartamento del custode. 5 agosto, Joseph. Poi non c'è altro da leggere. A quanto pare. No, non c'è altro. Come vedete, questa era la stanza di Joseph nel passato. Usciamo di qua. Esaminiamo il muro. Le porte dell'inferno. Perché devo distruggere questo muro? E qui ci sono le crepe nel muro. A quanto pare Joseph stava distruggendo questo muro. Beh, questo muro è anche a casa nostra, ma è intero. E se provassimo per caso a distruggerlo nel nostro appartamento? Questa è un'idea che balza in testa a tutti. Non torniamo nel buco, non ancora, anche se a breve dovremo farlo. Vediamo un po' di capirci qualcosa, probabilmente nemmeno Joseph sapeva cosa c'era dietro questo muro. Ad ogni modo, vediamo un po' che succede. When he was a little boy, he began
began to believe that my Arkham was actually his birth mother. He decided to free her from the stains and corruption of this world. At the orphanage, he learned of the 21 sacraments, the only way to purify her. He then performed the ceremony of the Holy Assumption and created this twisted world. Now, he's become nothing more than an inhuman killing machine. Well, he's dead now, but he's still trying to complete the 21 sacraments. His boyhood desire to return to the bosom of his earth has divided him. Now his child self has manifested itself in this world, and soon he's planning to finish his work, the 21 sacraments. Number 20, the mother reborn, Eileen Galvin. Number 21, the receiver of wisdom, Henry Townsend. Even now, it may not be too late. Follow the crimson tome. Stop disappearing. If not, wherever you run, he will catch you. Find him. His true location. It must be nearby. You must kill him. You must kill him. Kill. 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 She's taken over. She's number 20. The mother is born. The crimson tome. Obey the crimson tome. Kill her. Must kill him. Kill. 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 Ragazzi, a quanto pare la comparsa di Joseph Schreiber ci ha chiarito tutti i dubbi, eccetto qualcuno che spiegheremo poi tra un po'. Comunque, a parte questo, recuperiamo il piccone incastrato nel muro. Ecco qui. Questo, a differenza dell'altro piccone che abbiamo recuperato, non è un'arma e non può essere usato come arma. C'è scritto Speranza sul manico. E in effetti è proprio quella che stiamo nutrendo appassionatamente in questo gioco. Speranza. Dunque, torniamo nel buco. A questo punto, visto che qui non c'è altro da fare. Intanto però questo grande Joseph ci ha chiarito gran parte della situazione. Eccetto una cosa, come ha fatto a tornare, essendo morto? Lui è convinto che quello che ha trovato in prigione semplicemente non fosse Walter Sullivan, il vero. E in realtà, quello morto in prigione è proprio lui, è tornato da morto. Dopo essersi ammazzato, sta continuando ad eseguire questi omicidi, queste uccisioni. Spiegheremo dopo perché. E come, soprattutto. Intanto spero non ci siano più poltergeist, perché mi state facendo spendere candele su candele e non ne posso più. Dannazione. Ma poi credo che l'abbiamo visto un po' tutto, cioè... Porca...
Catrui, che era quella botta enorme, gigante. No, vabbè, qui c'è sempre il coniglietto che ci fissa. Ma intanto, oltre che ste pareti non ce ne siano, meglio così. Qui abbiamo un ultimo biglietto, forse un ulteriore biglietto, anzi. Numero 1, 10 cuori. Numero 2, 10. Numero 3, 10 cuori. Numero 4, 10 cuori, Steve Guard. Numero 5, 10. Numero 6, 10 cuori. Numero 7, 10 cuori, Billy Locane. Numero 8, 10 cuori, Miriam Locane. Questi sono quei due che compaiono anche sulla rivista e che troviamo anche in Silent Hill 2 come articolo, vabbè. Numero 9, 10 cuori. Numero 10, 10. Numero 11, Assunzione, Walter Sullivan. 12, Vuoto. 13, Tenebre. 14, Oscurità. 15, Disperazione, Joseph Scriber. Quindi lo stesso Joseph è una vittima del numero 15. Numero 16, Tentazione, Cynthia Velasquez. Numero 17, Fonte, Jasper Gaine. Numero 18, Vigilanza, Andrew De Salvo. E qui sono contento perché mi hai fatto sprecare un proiettile, brutto trippone. Numero 19, Chaos, Richard Brantry. Numero 20, Madre, Eileen Galvin. Numero 21, Saggezza, Henry Townsend. 7 agosto. Bene, guardiamo fuori, vediamo che è successo. Niente. Il rumore probabilmente proveniva da qui, quindi esaminiamo. Effettivamente sì, sono caduti dei libri. Controlliamo, sì. La scatola di cartone è strappata e il suo contenuto è dappertutto. L'asciugatrice ha spruzzato sangue dappertutto. L'unico foglio che possiamo leggere è questo. È un pezzo di carta. Ha usato questo posto per creare il suo mondo. Sono sicuro che ha celebrato il rito della Sacra Assunzione qui vicino, ma non sono più abbastanza forte da fermarlo. Mi ha chiuso in questo appartamento e mi ha usato come un giocattolo. Sto cominciando a diventare cieco. Il dolore. Sento che il mio corpo sta morendo, ma gli eventi seguono il loro corso. Chiunque venga a vivere qui dopo di me sarà il 21esimo, l'ultimo dei sacrifici. Lascio a te il compito. Quando suona la campana, il rito ha inizio. Eileen, corpo, sangue della madre, parte della carne della madre, uguale l'appartamento del custode. Quindi è lì che dobbiamo trovare parte della carne della madre, mentre Eileen è il corpo e sangue della madre. Questo è tutto ciò che sono riuscito a scoprire. Spero che questa lettera ti arrivi in tempo. Joseph Scriber. Bene, quindi lo stesso Joseph è rimasto bloccato qui nell'appartamento come noi, prima di morire, da quello che abbiamo capito, perché Walter ha celebrato il rito proprio qui vicino, probabilmente qui in questo appartamento. Sì, ma dove? Lo scopriremo molto presto. Comunque, ad ogni modo, io adesso vado a salvare e a breve, tra qualche, insomma tra non molto, illustreremo per esteso la storia di Walter Sullivan in ogni suo punto.